Nato col sentimento delle arti, il giovane Gaetano, che sarei io, amava appassionatamente il disegno e voleva consacrarsi all'architettura. La provvidenza volle invece che si dedicasse alla musica. Ora vi racconto il resto. Gaetano Donizetti nasce a Bergamo il 29 novembre 1797 e a Bergamo muore l'8 aprile 1848. Muore in questa stanza dove ci troviamo adesso, nell'attuale Palazzo Basoni Scotti, ospite della nobildonna Rosa Rota Basoni, che lo ospita e lo accudisce negli ultimi mesi della sua vita. Ma in realtà tutta la sua vita avviene lontano da Bergamo. Di fatto Donizetti va dove lo porta il lavoro, va a Venezia, a Napoli, a Milano, anche all'estero, a Parigi, a Vienna, va a Roma nel 1822, a Roma ha il suo primo successo, la Zoraide di Granata, e a Roma trova moglie. Nel 1828 sposa una giovane donna, Virginia Vasselli, molto bella, che descrive così al suo maestro Simone Maier in una lettera. Una figlia di ottimi genitori, educata da signora senza farne pompa, che sa adattarsi a tutto, che mai ha fatto parlare di sé, che mi stima e mi ama lontano e vicino. L'anno dopo il suo matrimonio comunica al padre che è morto il suo primo figlio che nasce Settimino e Storpio nel 1829. E questa è solamente la prima tragedia della vita agra di Donizetti, una vita costellata da tragedie. Nel 1836, in tre soli mesi, muore suo padre, muore sua madre e muore anche una seconda figlia di Virginia Vasselli. E l'anno dopo, per il colera, dopo l'ennesima gravidanza fallita, Virginia Vasselli, la moglie, muore. Mai invocai la morte di cuore come feci allora. Senza padre, senza madre, senza moglie, senza figli. Oh vita mia, come mi hai reso triste, abbandonandomi solo su questa terra. Ma forse ero malato. Siamo nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove Donizetti è sepolto, nel mausoleo qui alle mie spalle, accanto al mausoleo dove è sepolto il suo maestro, Simone Maier. Donizetti era malato di sifilide meningovascolare, una malattia dalla lunghissima incubazione che nelle sue fasi finali porta alla demenza e alla paralisi. Le sue condizioni si aggravano nel 1844 e un anno dopo, nell'agosto del 45, fuori dalla sua dimora parigina, Donizetti collassa e viene preso in cura da tre medici, tre luminari, uno dei quali è proprio esperto in sifilide, che lo curano con delle cure dolorosissime fatte di vescicanti e di sanguisughe applicate qua dietro le orecchie. E a un certo punto sanciscono che Donizetti è incapace di intendere e di volere. Dicono così: Donizetti non è più in grado di valutare lucidamente la portata delle sue decisioni e delle sue azioni. E decidono che Donizetti deve essere ricoverato in un centro specializzato. Con la complicità del nipote di Donizetti, il figlio di Giuseppe, figlio del Pascià, Andrea, Donizetti il 1 febbraio del 1846 viene portato con l'inganno nell'ospedale psichiatrico di Ivry, vicino a Parigi. Si intende con l'inganno perché lo mettono sulla carrozza e lo convincono che lo stanno portando a Vienna, dove lui è ancora convinto di essere maestro di cappella, e poi a un certo punto la carrozza ha un guasto e lo devono riparare, questo guasto. Però di fatto Donizetti sta chiuso a Ivry per 16 mesi, dove alterna dei momenti di assoluta lucidità ad altri di assoluta disperazione, come è dimostrato dalle sue lettere, dalle lettere che spedisce agli amici a Parigi e agli amici a Bergamo. Pietà, pietà, mi hanno arrestato. Perché? Il servo pare che fosse un ladro. Tenetevi la carrozza, ma arrestarmi anche me. Nella mia carrozza, rubare, infamarmi, errore. Attendo la vostra pietà. A un certo punto il nipote Andrea convoca Daguerre, l'inventore della daguerreotipia, e si fa fare un ritratto con lo zio. E questo ritratto è l'unica fotografia che abbiamo di Donizetti ed è terribile perché si vede lui proprio abbattuto su una poltrona con le guance gonfie, gli occhi chiusi, i pugni serrati. È l'unica fotografia che abbiamo di lui. Per fortuna Donizetti era un personaggio pubblico e aveva molti amici. E questi amici nel 1847 riescono a portarlo fuori dall'ospedale.
Questa è la vista che Donizetti ha avuto negli ultimi mesi della sua vita. Donizetti torna a Bergamo finalmente il 6 ottobre del 1847 e viene ospitato da una sua amica, Rosa Rota Basoni, in questo palazzo, in quello che adesso è il Palazzo Basoni-Scotti. Vive in questo palazzo gli ultimi 6 mesi della sua vita ed è la scena che è ritratta nel quadro di Ponziano Loverini conservato all'Accademia Carrara. Vescicanti e sanguisughe, così mi curavano. A volte trovavo pure il tempo di scherzare. Peggio è che i denti partono, oltre del grigio crine, e tutto mi denuncia che avviciniamo al fine. Per l'ultima volta, io ti prego, perdi te.